Grazie Presidente, colleghi. Allora, le criticità che sono state individuate fondamentalmente si basano su quella che a nostro avviso è una carenza dal punto di vista della pianificazione. E tutti gli interventi, quello che salta agli occhi prevalentemente è lo stralcio dal bilancio di quei 5 milioni di euro che sono stati impiegati per il rifacimento, la rimessa a norma di tutta quella che è l'impiantistica e dell'antincendio. Questi 5 milioni di euro dovevano essere impiegati per altre opere e sono stati necessari invece per andare a supplire velocemente a delle carenze che, mi preme sottolineare, riguardano qualcosa come che riguarda la sicurezza delle migliaia di studenti che risiedono e che gravitano in questi edifici. Quindi, oltre al problema gestionale che qui sottolineiamo, c'è anche il problema della sicurezza che questa è venuta a creare. E a nostro avviso è uno dei fattori più rilevanti. Successivamente, negli ultimi anni, si è andato molto al risparmio, come lo stesso Presidente ha fatto notare, per quanto riguarda le mense, la mensa universitaria, per cercare di tagliare il più possibile i costi. A nostro avviso, cercare di tagliare i costi su quelli che sono bisogni essenziali, come anche quelli della mensa, di migliaia di studenti. Noi stessi ci siamo fatti promotori, ad esempio, della filiera corta per quanto riguarda i cibi e gli approvvigionamenti che arrivavano alle mense. Ecco, a nostro avviso questo andare al taglio da questo punto di vista e cercare di andare alla ricerca di prodotti a costi sempre più bassi a discapito della qualità per gli studenti, a nostro avviso non è un modus agendi che possiamo approvare. Questo è un altro dei settori. Un altro, abbiamo sottolineato anche al Presidente, questa situazione del contenzioso con una società, la Birillo 2007, che ha 3 milioni e mezzo di debiti di credito nei confronti dell'azienda. Il problema della carenza degli alloggi, soltanto il 50% degli studenti, degli aventi diritto allo studio sono soddisfatti e il contributo che viene dato a coloro che non riescono ad usufruirne, che è inferiore di poco ai 2.000 euro, ne è soltanto, diciamo, un palliativo per quelle che sono le problematiche economiche di questi studenti, che sottolineo sono degli aventi diritto. Successivamente, un altro problema che rileviamo è il problema della riscossione dei crediti da parte dell'azienda. Sono all'interno di diverse pagine del bilancio consuntivo e anche questo ha contribuito non poco ad aggravare quella che è la situazione. Quindi a nostro avviso non ci sono gli estremi per dare un voto favorevole all'approvazione di questo bilancio.